Stavolta un piano perfetto, entriamo nella banca sfondando il tetto, poi ci cadiamo giù con una corda, scappiamo via e la polizia si nasconda. No? No? Non mi ricordo ieri come ci siamo addormentati, ma in un nostro posto ci siamo risvegliati. Io mi accorgo da troppo vicino che sei poggiata sul mio stesso vicino. E non riesco a capire il perché sopra di noi un tetto c'è e mi risveglio. Il Sigurd Festival è un festival che richiama da tutta Europa, ma una festa che poi negli anni diventa una festa da tutti i punti di vista. E inizia nell'ottava edizione come attività 2000, singola giornata, migliaia di persone. Siamo alla... ormai. Ci tengo a tagliare, ok, dai. I don't want to make a music. Tu lo sai di chi sembra. Secondo te che valenza politica potrebbe avere un movimento di autisti? Perché l'ho fatto tanto, per tanti anni, anche da sola. Ho attraversato l'America credo 6 volte facendo la cosa da sola. E mi è piaciuto moltissimo. Non so se ti do una valenza politica, comunque io l'ho vissuta come un momento di libertà, dove non c'erano limiti e dove il tuo pollice ti portava dove volevi, perciò in quel senso penso a questo. E adesso, in questo periodo? Anche di più, perché in questo periodo dove tutto è permesso, magari fare l'autostop è più bello. Noi vogliamo la libertà di movimento, vogliamo andare dove ci pare e vogliamo farlo anche senza mezzi, perché non tutti hanno i mezzi per potersi comprare la macchina, anzi meno macchine ci sono meglio. Ti ricordi di Costanza, siamo andate alla playa, non c'era proprio un cazzo, solo quel cane che abbaiava. Certo che mi ricordo, è impossibile che me lo scordo. Come si fa a dimenticare una giornata passata al mare? Sì, lo so che ti ha colpito particolarmente il mio fascino d'artista, il mio bello divertente. Davide, non ti incazzare, okay. Ma non sei tu che mi hai fatto emozionare. Ah no? L'unica cosa che mi ha colpito durante la giornata è stato solo l'ago appuntito di quella siringa usata. Amare si va, senza sapere se si tornerà. Magari si era positivo con qualcosa di strano, o con un televisore. Mi
seconda mano. Ma che possiamo farci? È inutile anche pensarci. Quel posto è pieno di frigoriferi e televisori, lavatrici, anche copertoni. Ma dai, se ieri mattina il cielo era bello e colorato, stanza che cazzo dice, era solo lo smog condensato. Ma se ad un certo punto un buon profumo mi è arrivato, guarda che ero io che avevo appena scorreggiato. Ma sei un porco, ma quante ne hai sparate? Ma dai, manco se eravamo in un bosco circondati dalle fate. Ma se all'ombra dell'ultimo sole si era subito un pescatore. Guarda che io non sto bene, non ti conosco, sto che si tocca le pene. Che schifo, che maiale. Ma se fra tutta l'immondizia era la cosa più naturale. Però quando ci siamo alzati eravamo io, tu e nessuno. A parte il canto morto appiccicato sul tuo culo. Amare si va, senza sapere se si tornerà. Magari si era un positivo o qualcosa di strano. O con un telefonino di seconda mano. Ad un certo punto ho guardato il panorama ed ho notato una cosa bella e strana. Non era affatto strana quella cosa che ho notato, era solo la luna che l'uomo non ha ancora contaminato. Ma da lontano ho visto un'ampora bianca e bellina. Sì, ma da vicino era solo un fusto di candeggina. Beh, la playa di Catania non può darti certe emozioni, ma almeno può suggerirti qualche strana ispirazione. Come questa canzone. Amore si va, senza sapere se si tornerà. Magari si ero positivi o qualcosa di strano. O con un frullatore di seconda mano. Amore si va, senza sapere se si tornerà. Magari si ero positivi o con qualcosa di strano. O con un tostapane di seconda mano. Do 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 do